Noto come una delle destinazioni di safari migliori al mondo, il Kenya offre un paesaggio suggestivo con 50 riserve e parchi nazionali fantastici che ospitano una gran varietà di fauna selvatica. Con una popolazione di 54 milioni di abitanti, in Kenya si parlano più di 60 lingue. Kisii è a circa 300 km a ovest della capitale, Nairobi, e ospita la prima scuola avventista del paese, la scuola avventista di Muata, per non udenti. Questa scuola è stata fondata da un uomo diventato avventista nel 2012. Essendo per lui difficile gestire la scuola da solo, la donò ai responsabili avventisti locali. I responsabili accettarono con una prospettiva verso il futuro. Desideriamo una scuola moderna per non udenti che sia un modello per l'intera divisione, perché vogliamo creare una struttura moderna dove tutti vorrebbero portare i loro figli. Con questa visione, i responsabili di chiesa hanno intrapreso azioni importanti per offrire un'istruzione cristiana di qualità alla popolazione non udente. Poi la federazione ha ottenuto delle risorse monetarie e si è cominciato a preparare le strutture e le aule. Hanno preparato le prime due aule e successivamente ne hanno aggiunte altre due. Sarebbero diventate sei con un ufficio e una sala del personale. Le due aule furono trasformate in un dormitorio e gli studenti cominciarono a vivere lì. Stanno in due aule, una per le femmine e una per i maschi. Al momento la scuola ha 64 studenti. Alcuni sono stati rifiutati dalle loro famiglie e nascosti nelle loro case. Alcune persone pensano che i bambini sordi siano maledetti e portino vergogna alle loro famiglie. Li andiamo a prendere a casa loro, li portiamo a scuola, paghiamo per i loro pasti, diamo loro un uniforme e restano con i nostri studenti nella scuola. Questi studenti spesso vengono da situazioni di povertà. Alcuni sono positivi all'HIV, AIDS. La scuola è il posto più sicuro per loro. È un posto dove possono sviluppare una relazione con Dio. L'istituzione è gestita dalla Chiesa Avventista. Hanno una scuola del sabato, hanno un servizio di culto e un programma pomeridiano. A metà settimana ci sono incontri di preghiera. C'è una riunione il venerdì sera. La scuola è organizzata in modo che gli studenti siano nutriti spiritualmente dagli insegnanti. Vi ringraziamo perché i nostri insegnanti ci insegnano molto bene. Ci aiutano a conoscere Gesù e a imparare la Bibbia. Ogni scuola ha le sue sfide. Per questa scuola la sfida è completare la costruzione di un nuovo dormitorio, che è stata interrotta per carenza di fondi. Al momento qui non c'è un dormitorio, ma è in costruzione. Attualmente sta per essere completato. Per ora si utilizzano delle aule, una per le ragazze, un'altra per i ragazzi, per ospitarli per dormire la notte. Ma la stanza è troppo piccola, quindi stiamo lavorando per completare le nostre stanze per poter spostare i letti nel nostro dormitorio più grande. Può essere difficile gestire una scuola, ma anche in mezzo alle difficoltà c'è sempre un motivo per lodare il Signore. Il Signore è con noi. Se non fosse per il Signore, non avremmo le risorse per pagare gli insegnanti. Non potremmo provvedere agli studenti. Non saremmo in grado di provvedere alla continuazione della costruzione per la scuola. Il Signore ci ha davvero mostrato che può fare tutto ciò. Parte delle vostre offerte del tredicesimo sabato, questo trimestre, contribuirà al completamento della costruzione del dormitorio e alla costruzione di una sala polifunzionale per dare agli studenti un posto sicuro dove studiare. Grazie per il vostro sostegno alle offerte missionarie per questa scuola.